This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you. Abbiamo dei modelli straordinari come per esempio Robert Capa, che abbiamo citato prima, cioè che è un fotografo che ha una grandissima attenzione per gli esseri umani, che diventa non è più predatorio il fatto di fotografare, diventa solidale. Solidale, non predatorio. Forse è tutta in questa diade la parabola umana e professionale di Mario Dondero, il più grande fotogiornalista italiano di ogni tempo, una cui mostra è stata allestita negli spazi espositivi della Fondazione Banca del Monte di Foggia, a cura della stessa fondazione e del Fotocineclub della città. Fino al 30 novembre sarà possibile visitare un'antologia, ridotta ma significativa, di un uomo che, partigiano in Valdossola a 15 anni e sostenitore di Gino Strada e di Emergency 70 anni dopo, ha attraversato la seconda metà del Novecento e l'inizio del terzo millennio armato solo di una macchina fotografica e di una grande passione per l'umanità. Un bianco e nero d'epoca ed epica, lontano da qualsiasi compiacimento estetico o funzione decorativa, che restituisce la storia collettiva attraverso volti, sguardi e sorrisi di individui, siano essi modelli per caso o grandi intellettuali, artisti o operai, giovani d'Europa o d'Africa. Una vita trascorsa accanto o insieme a nomi straordinari. C'era proprio questo tratto magico che tutti i nostri incontri, ecco, io alla sera bevevo combuzzati il caffè, per dire, per caso al Giamaica, vuol dire, cioè, che tutta la gente che conoscevamo in seguito è diventata celeberrima, ma non soltanto celeberrima perché... Già, Buzzati e Brera e il bar Giamaica, ma anche Parigi e Londra, Luciano Bianciardi, Camilla Cederna, Samuel Beckett, Francis Bacon. Incontri e vicende titaniche e minime, come è proprio del portentoso mestiere del giornalista. Presentato con una partecipazione quasi commossa da Saverio Russo e da Nicola Loviento, raccontato con precisa e sintetica efficacia da Livia Semerari, Dondero ha conquistato il pubblico anche per la felice autoironia, per il candido impaccio di un milanese schivo alle prese con il calore del sud, per la semplicità e la freschezza del suo immenso baule di ricordi. Dimostrazione di come una lunga e intensa vita possa essere un abito lieve, sol che la si indossi con l'eleganza del cuore. Sono venuto tantissime volte a Foggia, ultimamente sono venuto a Foggia, vedo il volto del mio amico che è Giovanni Rinaldi sulle tracce di Vittorio.